Anche le papere possono avere occhi grandi come la cartina del Missouri, così come i gatti possono diventare insegnanti di danza classica se davvero lo desiderano. E un giovanotto con la stessa joie de vivre di una cannuccia masticata può divenire il ragazzo più popolare della scuola. E le pettinature modi coda di scorpione hanno tutto sommato il loro perché. Tutto questo e molto altro nell'anime di Princess Tutu, che se non bastava il titolo a renderlo bizzarro, la trama lo è, beh, ancora di più. Però posso capire, dopo maghette che si trasformavano in cantanti, pittrici e spose, una che combatteva a suon di piroette era solo questione di tempo. Princess Tutu è un anime davvero particolare che mescola nel calderone varie favole per creare una storia a sé, dove la protagonista è una giovane fanciulla che in realtà è una papera innamorata di un principe. Ma andiamo con ordine, per quanto si possa riassumere con senso logico una serie del genere. Che sebbene mi abbia fatta sorridere all'inizio con la sua dose di nonsense e momenti dal non ci ho capito una cippa, faccio replay, alla fine con quelle atmosfere da favola e un finale non troppo scontato ha tutto sommato avuto il suo perché. C'era una volta uno scrittore che morì prima di aver completato la sua ultima storia, che narrava di un corvo malvagio in lotta con un principe bravissimo, giustissimo e agilissimo. A nessuno dei due stava bene che la loro storia finisse senza una degna conclusione e non arrendendosi, come invece hanno fatto molte serie TV cancellate prematuramente. Il corvo malvagio uscì dal libro. Il principe lo inseguì e per sigillarlo sacrificò il suo cuore, i cui frammenti si sparsero in giro per il mondo. Aspetta, ho un déjà vu. Divenendo una bambola senza anima con la stessa espressività di Bella Swan. Una papera dagli occhi giganti si innamorò di lui e il suo desiderio di salvarlo fu così grande che richiamò uno strano figuro di nome Drosselmeyer, il quale la trasformò in una ragazza umana di nome Ahiru, che è letteralmente vor di papera. Una ragazza che frequenta un prestigioso istituto di danza per nababbi. Se si capisce che è da nababbi dal fatto che sto posto sembra praticamente Versailles. E sorvoli sulle bizzarrie del luogo come gatti che insegnano danza e formichieri gor tutù. Qui la ragazza ritrova il suo principe che è divenuto uno studente gracilino e apatico di nome Mito. Quando un giorno questi sta per diventare l'equivalente di una frittata spiaccicandosi dal 16° piano per salvare un uccellino, Ahiru si trasforma in Princess Tutu e a suon di piroette salva il suo bello. Suo compito sarà quindi quello di proteggerlo, un po' come Sailor Moon con Milord, e raccogliere altresì i frammenti del suo cuore sparsi per il globo. La storia si dipana narrando le avventure di Princess Tutu e dei personaggi che la circondano, come Ru, sua compagna di classe, anch'essa innamorata di Mito, la cui vera identità è quella della principessa Kre, la figlia del grande corvo, che praticamente crebbe una ragazzina umana per noia. C'è poi Fakir, un amico di infanzia di Mito, che lo tratta a stile capetto, ma in realtà è molto protettivo nei suoi confronti. Pian piano, favola e realtà si mescolano e di puntata in puntata scopriamo che l'autore della storia del corvo e il principe era in grado di trasformare in realtà ciò che scriveva. Per questo tutti avevano paura di lui e arrivarono a tagliargli le mani. Che brutalità! Se zitto zitto, quatto quatto, buttava giù due righe dove si definiva invincibile come Superman, vedi che tutti sti problemi non li avrebbe avuti, però opinioni, opinioni. L'autore, giustamente un pelino alterato, utilizzò il suo sangue per scrivere un'ultima storia, ovvero quella di lui stesso che continuava a narrare racconti anche dopo la sua morte, divenendo già incontrato Drosselmeyer, a cui il vestire sobrio sta pesantemente sulle scatole. Ahiru riesce infine a raccogliere tutti i frammenti del cuore di Mito, ma non riesce a consegnargli l'ultimo, perché egli è innamorato di Ru e inconsciamente la ragazza sa che nel momento in cui adempirà il suo compito, potrebbe tornare a essere una papera. Grazie a Fakir che le dà il suo sostegno, la ragazza riesce nell'impresa e torna sì una papera, ma una papera che salva tutti gli abitanti della città trasformati in corvi grazie alla sua danza. Alla faccia del Rhythm of the Night. La storia di Drosselmeyer avrebbe dovuto terminare come una tragedia greca, ma il coraggio di Princess Tutu cambiò le cose. D'ora in poi la città di King Khan non sarà più un racconto, ma ognuno sarà libero di vivere la propria vita. A scrivere nuove storie ci penserà Fakir, che rimane in città, dopo che Mito e Ru partono felici e innamorati per la luna di miele. Belli, felici, mentre la protagonista che ha salvato tutti rimane sotto forma di papera gialla a galleggiare sull'acqua, in questo finale dolce e amaro. Però se non altro abbiamo rotto il cliché dei due protagonisti destinati a stare insieme, limonando nell'ultima puntata coi fuochi d'artificio in sottofondo. Ma da una storia con un gatto che insegna danza non dovevamo aspettarci niente di convenzionale.
Secondo me Indy è uno di quelli che la danza la impara nel modo più comodo, ovvero la danza da sdraiato, perché lui le zampette ci prova a muoverle, vedi, è anche molto aggraziato, però poi si ferma lì perché la sua pigrizia è tipo la mia, la domenica mattina, infinita al quadrato, plié o plà, ta 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 ta.